Mister, partiamo dalla vittoria. Era dal 1984 che il Monza non vinceva quattro partite di fila in Serie B, altri tre gol, una partita sofferta all'inizio, poi vittoria meritata nel finale, molto importante. Sì, una vittoria che abbiamo conquistato nell'arco dei 90 minuti. Era normale che si facesse un po' di fatica all'inizio perché loro con un 5-3-2 ci chiudevano tutte le giocate, erano in attesa, pronti a ripartire su ogni pallone, quindi non era una partita facile da questo punto di vista, ma abbiamo avuto la pazienza giusta, la qualità giusta, non abbiamo smesso di fare il nostro calcio e di continuare a muovere la palla da una parte all'altra, continuare a cercare gli uomini tra le linee e alla fine poi dopo sapevamo che alla lunga potevamo essere sicuramente più imprevedibili e questo è quello che è successo, li abbiamo lavorati ai fianchi per poi dopo colpirli. Adesso solo 2 giorni per preparare una partita che può essere decisiva. Domanda di Monza News. L'Empoli oggi ha schierato diverse riserve. Si aspetta da parte del Pescara una prova valida contro la Salernitana? Io penso che anche l'Empoli oggi abbia fatto una prova valida, era normale che giocasse con qualche giocatore diverso, anche per premiare tutti quelli della rosa, ma ho visto i numeri della partita, erano nettamente a favore dell'Empoli, quindi non ha rinunciato a giocare la partita, io credo sempre nella professionalità di tutti gli interpreti, quindi penso che la Salernitana l'abbia vinta come ha vinto altre partite con il suo credo calcistico, il suo modo di giocare. Però noi siamo stati molto bravi e abbiamo tenuto aperto ancora questo campionato fino all'ultima giornata. Affronteremo un Brescia che nell'ultimo periodo sta facendo un qualcosa di grande, come si poteva anche pensare da inizio campionato, perché il Brescia è una di quelle squadre forti che ha una rosa forte, molti giocatori li conosco molto bene e faceva più specie quando li vedevamo sotto, che non in questo momento nella posizione in cui occupano. Quindi sicuramente ci dovremo preparare bene per questa partita che sarà molto molto difficile. Domanda di Carta Cantaweb, la qualità della panchina ma anche la forza del gruppo ha fatto la differenza in questa partita, tra l'altro il primo gol in B di Del Rico, il primo di Diop. Sì, dai, poi sono stato abbastanza fortunato, ho fatto tre cambi, hanno fatto tre gol. E quindi è andata bene anche per quel motivo, ma io ho già detto 15-20 giorni fa che nell'ultimo periodo ho visto il gruppo più unito, ho visto il gruppo che finalmente si stava trovando l'alchimia giusta. È normale che quando tu cambi tanti giocatori non puoi pensare di trovare l'alchimia giusta dopo un mese, 2 mesi, e noi quest'anno abbiamo affrontato squadre che, avendo finito magari il campionato dell'anno scorso tardi, hanno tenuto tantissimi giocatori. L'Empoli ne è la dimostrazione, quindi avevano un percorso che partiva da più lontano rispetto al nostro. Noi abbiamo sempre dovuto inseguire sia dal punto di vista dell'alchimia del gruppo che dal punto di vista tecnico, però penso che stiamo dimostrando di essere un ottimo gruppo e ce la giocheremo fino all'ultimo secondo.